Cappella, la vicepresidente. Cristina, quanto sono importanti i volontari per un'associazione e in particolare i volontari di Piede Diabetico, dell'associazione Piede Diabetico che ovviamente sostengono dal punto di vista pratico quello che uno dice dal punto di vista teorico? Sono tutto, sono il cuore pulsante dell'associazione, perché senza di loro non si potrebbe andare avanti, non si potrebbero fare tanti progetti, tante manifestazioni e non si potrebbe stare accanto alla gente che effettivamente ha bisogno, perché poi magari, come nell'ultima manifestazione degli Avanti Tutta Days, siamo lì, siamo stati tra amici. Però facendo semplici screening abbiamo potuto aiutare delle persone che non sapevano di essere diabetiche o di avere altre patologie, insomma. Quindi Nella tua è. esperienza avete delle statistiche o perlomeno una percentuale dove l'associazione misura la sua efficacia mettendo consapevolezza delle persone che non sapevano o perlomeno che dichiarano così o che non conoscevano esattamente la problematica grazie ai vostri screening? Guarda, nelle ultime due manifestazioni, diciamo che io ho rivisto da pochi dati, abbiamo trovato 15 persone, Ecco, che non sapevano che i con loro patologie problemi. varie, diverse, sì, esatto, che però gli è E che cosa è stato un successo con queste input. 15 persone? Che cosa è successo con queste 15 Siamo persone? stati in grado di magari indicargli la strada più adatta, da seguire per risolvere il problema. Ecco, concretamente, una persona che si rivolge a voi e dopo nel saluti finale ricordiamoci che il presidente Fausto Guglielmi ricorderà il numero di telefono con cui telefonare, perché a questo punto chi lo volesse sapere si prepari con carta e penna, perché nei saluti finali Fausto Guglielmi darà appunto questo numero. Nel frattempo, Cristina, una persona che arriva lì allo stand e voi. Come si avvicina? È titubante, è dubbioso di farsi questa cosa, vi chiede informazioni. Come racconta un po' come è questo tipo di relazione, di rapporto tra sconosciuti, ma che è per una grande finalità sanitaria? Allora, sì, sono molto titubanti, ti guardano da lontano come per dire che chissà adesso questi cosa mi vorranno vendere. E io spesso uso questo approccio, dico signora, s'avvicini perché non le voglio vendere niente. E per lo più delle volte funziona. Hanno tanta paura, hanno tanta paura anche di farsi controllare. Poi dopo parlando non sanno tante cose, invece poi ti chiedono, insomma, da uno sguardo così diffidente si arriva ad una bella conversazione di anche una mezz'ora. E c'è poi il riscontro perché le persone comunque ti chiedono il numero di telefono e se hanno bisogno se ti possono contattare. Quindi è questo che ti dà la forza poi di andare avanti perché cioè vedi che ti dicono grazie con il cuore. Ed è bellissimo questo. Voi avete poi la possibilità di avere un riscontro, un feedback su queste persone dalle strutture sanitarie? No, questo no, perché poi entra cè la privacy dei pazienti, quindi non, no, questo noi No, solo se non lo sono andate facciamo. presso delle strutture, questo voi non avete possibilità. No, no, Non questo avete un noi non lo feedback facciamo, no. per dire, guarda, quella persona a cui hai preso un po' di sangue, gli hai misurato la glicemia e sono riscontrati, ma no, ce l'abbiamo in cura. Questo non No, sarebbe questo non ce certo. l'abbiamo, solo magari qualcuno che ritorna è stato contento e comunque ci dice, ah, guarda, io mi vorrei associare, faccio la tessera annuale e magari ecco, ti dice, guarda, ti ringrazio per questo perché sono andato qui, ho fatto questo e questo, mi sono trovata bene
insomma, per fortuna è andato tutto bene. La prossima iniziativa, Cristina, quale sarà? Stiamo organizzando per i primi mesi del prossimo anno, Covid permettendo, qui le organizzazioni sono sempre un po' più lunghe, e ripartiamo con i centri sociali qui dell'Umbria, centri anziani, dove facciamo screening anche con associazioni del territorio. Cioè, se per esempio ci fosse una manifestazione o ci fosse un evento dove vi trovano uno spazio, voi sareste disponibili a partecipare per poter fare questo screening, ovviamente con gli Certo, accordi dovuti. sì, assolutamente sì. Noi viviamo su questo. Bene, bene. Allora, anche chi fa parte di qualche associazione, non direttamente il piede diabetico, ma che ci sta ascoltando, teniamo presente questa grande possibilità e anche disponibilità dell'associazione piede diabetico a mettersi a disposizione per il bene comune e metterlo a fattor comune. Vorrei Grazie. aggiungere solo un'altra cosa, Marco, se mi permetti. Vorrei invitare poi a chi è interessato a dare un'occhiata al nostro sito internet www.piedediabeticoumbria.it, dove oltre a tutti i nostri contatti trovano indicazioni sul diabete, le complicanze e il piede diabetico. Nella sezione contatti possono direttamente contattarci per anche informazioni o consigli che noi provvederemo a girare ai nostri medici. Fantastico, fantastico, grazie per questa informazione. Ripeti cortesemente il sito. www.piedediabeticoumbria.it. Bene, grazie Cristina, a tra poco. Torniamo dalla dottoressa Cristiana Vermigli. Dottoressa, eccola Eccomi qua, qua. Marco. Dunque, lei appunto come diabetologa e responsabile regionale del piede diabetico, c'è una struttura a Perugia appunto che è il MISEM, che è una No, struttura sì, esatto, complessa dove l'ambulatorio del il piede, però. primario è il dottor professor Calafiori, dove ci Esatto. sono anche gli ambulatori dove le persone si possono Sì. rivolgere. E Allora. all'interno della struttura, come ha detto, oltre al dottor Murdolo, per esempio, c'è anche una nutrizionista Sì. tra le altre persone. Dunque, Quindi c'è uno allora, staff completo. Ce ne racconta un po' di questo MISEM. il team del piede nucleare è composto da me, dal dottor Murdo, dalla dottoressa Ceppitelli e dalle tre infermiere che vi dicevo. La struttura diretta dal professor Calafiore ha al suo interno 12 colleghi diabetologi e endocrinologi con almeno 8 infermiere, e ci sono 2 nutrizionisti, e poi ci sono tutti i colleghi medici in formazione delle varie specializzazioni, perché oltre che endocrinologia abbiamo anche la specializzazione in nutrizione umana e anche la specializzazione in nefrologia. Un paziente che si affaccia, che contatta la nostra associazione, il suo primo riferimento è il medico di medicina generale. Il medico di medicina generale deve essere il primo che si prende carico del paziente qualora si riesca a slatentizzare una problematica di piede o di diabete. Dopodiché ci sono i centri territoriali che, come dicevo, in Umbria sono distribuiti su tutto il territorio, dove c'è un primo screening, un primo filtro che viene fatto da un'equipe di medici specialisti diabetologi che hanno anche loro al loro interno sia il nutrizionista che il podologo. E il terzo livello, che appunto è il nostro terzo livello, non perché è più bello, ma semplicemente perché in una struttura cosiddetta hub, cioè che è l'ospedale Silvestrini, dove i pazienti afferiscono quando devono essere sottoposti ad una terapia interventistica, una rivascolarizzazione periferica, un ricovero per una complicanza infettiva, oppure una complicanza tipica acuta del diabete stesso. Quindi ci sono diversi livelli grazie ai quali ci siamo organizzati, perché a seconda diciamo dell'intensità di cura bassa, moderata o alta, i pazienti hanno la loro diciamo distribuzione. Non dimentichiamo poi, sempre in Umbria, gli altri ospedali hub sono l'ospedale di Foligno, l'ospedale di Terni, perché anche in questi ospedali è possibile essere sottoposti a procedure di rivascolarizzazione, e anche in questi ospedali c'è un percorso dedicato ai pazienti con diabete.
Quindi questo ci tenevo a dirlo, perché il paziente ha diverse figure alle quali può rivolgersi, ma noi cerchiamo di centralizzare su Perugia i casi più gravi. Bene, dottoressa, grazie di questa informazione. Io le volevo chiedere che la cura, o perlomeno il medicinale che viene utilizzato per tanti casi, è l'insulina. L'insulina esiste da tanto tempo come medicinale, una volta si faceva con le caratterizzanti iniezioni, quelle di vetro, con lo strumento che veniva fatto a bollire, no? La cosa, eccetera. Fatta in questo modo. Oggi si arriva anche a delle altre forme di medicinali, al di là dell'insulina, che è sempre vaga, è sempre presente, ma si è fatti passi in avanti proprio sui prodotti farmaceutici da utilizzare nella cura di questa patologia così subdola, come le diceva, silente, mi viene da dire, proprio che cammina a striscia e non ci si accorge per le sue implicazioni e conseguenze che continuamente fa, e vengono solamente a galla quando ormai Dunque, sì, ovviamente credo che ci sarà l'occasione di un incontro dedicato alla terapia del diabete, perché è una sezione molto vasta, che si è arricchita, come diceva lei giustamente, di nuovi farmaci che sono più fisiologici e che sono anche molto più maneggevoli per i nostri pazienti. Abbiamo in particolare due categorie relativamente nuove, ma che comunque sono continuamente aggiornate, e si chiamano: la prima categoria la categoria delle glifosine e l'altra la categoria dei GLP-1 agonisti. Fondamentalmente la prima categoria è una categoria di farmaci che possono essere assunti per via orale e che hanno come caratteristica molto grossolana ma molto sintetica, che è quella di permettere di espellere il glucosio con le urine, quindi l'eccesso di glicemia viene eliminato attraverso la minzione quotidiana. Gli altri farmaci sono dei farmaci che invece vengono iniettati, come l'insulina, sono dei farmaci che possono essere iniettati giornalmente o settimanalmente, o adesso dal prossimo anno anche questa tipologia di farmaci avrà la possibilità di assunzione per via orale, e sono dei farmaci entrambi che, oltre che il controllo del diabete, hanno un grande impatto sulla prevenzione cardiovascolare. Cioè sono farmaci che non solo migliorano il controllo del diabete, ma nello stesso tempo agiscono evitando, prevenendo, riducendo il rischio di ictus, di infarto e di piede diabetico. Quindi hanno veramente un importante ruolo e vengono utilizzati in maniera estremamente personalizzata. Questa è un'altra caratteristica che io credo sia fondamentale, perché ogni paziente con diabete è un paziente diverso, e che quindi, a seconda del suo fenotipo, delle sue caratteristiche, della durata del diabete, della funzione renale, della capacità del fegato di funzionare, vengono targettate, vengono utilizzati dei farmaci estremamente personalizzati. Bene, grazie dottoressa. Allora, per questo. E io adesso le dico una parola, però il resto la racconta lei su questa parola. Io dico la parola Big Set, cosa vuol dire? Allora, i Big Seven vennero ideati me e dal dottor Casucci, che all'epoca coordinò il coordinamento appunto delle associazioni per il diabete, proprio perché fosse immediato la possibilità per i nostri pazienti di memorizzare le 7 azioni quotidiane per evitare problemi ai piedi. Iniziamo proprio dal lavaggio. I piedi vanno lavati tutti i giorni, e non solo la domenica quando uno fa la doccia, devono essere lavati in un'acqua con una temperatura non superiore ai 37 gradi. Abbiamo detto prima che questa temperatura deve essere valutata o con un termometro che si può reperire, quello che utilizziamo anche per il bagnetto dei bimbi, oppure con il gomito, perché è una parte del corpo che non viene colpita dalla neuropatia. Bisogna asciugare molto bene i piedi, soprattutto fra le dita, perché gli spazi interdigitali
sono purtroppo quelli che rimangono più umidi, possono macerare e creare poi delle lesioni. La seconda azione che deve essere effettuata con grande attenzione è l'utilizzo di una crema idratante. Dopo che abbiamo lavato e asciugato bene i piedi, applicare una crema che permetta alla cute di mantenersi integra e vitale. Dopodiché, l'altra cosa importante è il taglio delle unghie. Sembra banale, ma anche tagliare le unghie è un'azione che deve essere effettuata. Intanto soltanto se abbiamo una buona vista e una buona capacità di raggiungere i nostri piedi, altrimenti dobbiamo farci aiutare da appunto il podologo professionista o un caregiver, quindi un familiare che è stato adeguatamente istruito, perché il taglio delle unghie deve essere fatto in maniera corretta, non eccessivo, non devono essere colpiti gli angoli e deve essere una lunghezza adeguata. Non devono poi essere utilizzati da soli strumenti taglienti. Possibilmente possiamo usare lime di cartone oppure, appunto, come dicevo prima, farci aiutare da un'altra persona. L'altra cosa fondamentale è osservare i propri piedi tutti i giorni, perché se non si ha sensibilità, dobbiamo vicariare la mancanza di sensibilità con gli occhi. Guardare bene i piedi sul dorso, tra le dita, la pianta dei piedi, vedere che non ci siano vesciche, callosità, tagli, abrasioni, macchie, colore che è cambiato, quindi un colore scuro, un arrossamento. Verificare poi anche e siamo quindi già al quinto big, verificare sempre anche nel momento in cui dovessero capitare delle lesioni, avere subito l'accortezza di chiamare il proprio medico di medicina generale. Non aspettare, perché quella piccola lesione può essere poi l'anticamera di un problema più grande. L'altra cosa importante è indossare delle calze senza cuciture interne. La cucitura può essere essa stessa un corpo estraneo, che quindi deve essere in qualche modo gestito. Oltre che le calze, l'acquisto delle scarpe è importante. Vanno acquistate le scarpe alla fine della giornata, quando il piede è più edematoso e più grande, quindi non prima del pomeriggio, tardo pomeriggio, perché è la scarpa che deve adattarsi al piede, ma non il piede alla scarpa. L'ultima cosa è la rimozione delle iperkeratosi, i famosi calli. I calli vanno sempre rimossi. Vanno rimossi perché la callosità, che è una reazione di difesa del piede, nelle zone di ipercarico si formano queste callosità, perché è dove il nostro peso appoggia e funziona da protezione, ma che poi, se troppo grande, diventa come un sasso all'interno della calzatura e quindi come un corpo estraneo che può ferire i nostri piedi. Evitare di camminare scalzi, soprattutto d'estate e soprattutto in spiaggia, perché la sabbia raggiunge temperature estremamente elevate. Evitare di camminare scalzi anche in casa, perché non possiamo non accorgersi di piccoli oggetti, e verificare sempre anche all'interno della calzatura che non siano entrati sassi, sassolini, perché possono anche quelli essere fonte di trauma e quindi in qualche modo di ferite alla cute. Quello che poi diceva Cristina è molto importante: il linguaggio che una comunità deve avere deve essere un linguaggio comune, dalla famiglia, al medico di medicina generale, il farmacista, l'infermiere, il podologo, tutti dobbiamo cercare di parlare la stessa lingua. Un paziente che ha una sensibilità dovrà evitare, per esempio, i callifughi o comunque delle sostanze che possono essere lesive per una cute, per una pelle delicata. Il piede non ce l'abbiamo sotto gli occhi, come il viso di fronte allo specchio, però il piede ci permette di camminare. Il nostro grande legame con le associazioni sportive nell'ambito del diabete nasce proprio dal fatto che un piede sano ti permette di non solo svolgere una vita in autonomia, ma anche di svolgere un'attività sportiva senza doversi fermare. Bene, dottoressa, veramente lei è una fonte preziosissima di consigli, e credo che tutti gli ascoltatori di RTN Radio
ne abbiano fatto veramente tesoro, quindi veramente, veramente grazie. No, sono grazie. Molto emozionata per tutte le cose belle che sono state dette, ma io penso che l'associazione è anche uno stimolo per noi professionisti, perché non possiamo mai abbassare la guardia, e quindi ringrazio delle parole di stima, ma veramente anche esagerate. Io devo anche ringraziare la struttura a cui appartengo, perché mi permette, il mio direttore, i miei colleghi mi permettono, mi hanno permesso di poter crescere anche nell'ambito clinico di questa complicanza, l'azienda ospedaliera, che sicuramente ha e spero avrà ancora di più attenzione a questa patologia, perché è veramente una patologia in crescita. I nostri pazienti con diabete hanno un'aspettativa di vita molto più lunga di quella che magari potevano avere i nostri nonni con diabete, e questo però significa anche dover affrontare le complicanze che magari prima non vedevamo. Bene, bene, grazie, grazie dottoressa per le sue parole. Grazie a lei. Allora, Presidente Fausto Guglielmi, siamo ai saluti finali da parte di tutti. Sì. Innanzitutto il numero di telefono, che tutti sono pronti, hanno rifatto la punta alla matita 20 volte e adesso gli possiamo dare tranquillamente i riferimenti e i recapiti telefonici. Prego. Allora, noi abbiamo, come dicevo prima, un cellulare dedicato. Adesso il numero, scrivete, è 333-7935-999. Ripeto, 333-7935-999. Questo è il numero di telefono dell'associazione Piede Diabetico. Esatto, l'unica cosa che voglio un attimo dire, noi tutti lavoriamo, quindi se non rispondiamo, magari lasciate un messaggio, perché poi comunque verranno richiamati, li richiamiamo assolutamente. Assolutamente. Quindi magari uno no, è un attimo al lavoro, preso dal lavoro, che non può rispondere. Noi non chiediamo né nominativi né niente, non vogliamo sapere chi è, assolutamente nella massima discrezione e anonimato, però richiamiamo. È successo tante volte che noi parliamo un problema, ma io non voglio sapere chi è lei, dica, vediamo come la possiamo aiutare. Come dicevo, lasciassero un messaggio, noi richiamiamo tutti, assolutamente. Bene, bene, grazie di questo suo messaggio, di lasciare un messaggio, molto bello. Assolutamente, grazie, assolutamente. Presidente. Grazie di essere grazie a lei, grazie Marco. Fausto Guglielmi, appunto presidente dell'associazione Piede Diabetico. Cristina Cappella, vicepresidente, un caro saluto anche a te Cristina, se vuoi lasciare anche un messaggio per i nostri radioascoltatori. Grazie Marco, senz'altro. E sì, spero che questa nostra piccola chiacchierata sia stata d'aiuto a qualcuno, e siamo sempre disponibili, non vi fate scrupoli a chiamare o mandarci semplicemente una mail. Grazie, grazie di nuovo Marco. Grazie, grazie a te, perché sappiamo che con il mondo del diabete non è finita qui, ma avremo altri ospiti, no Cristina, che interverranno prossimamente nella nostra rubrica Salute in Radio, in RTN Radio, che porteremo ai nostri microfoni. Sì, senz'altro, ci sono tanti professionisti che hanno accettato il nostro invito, quindi saranno altre piacevoli chiacchierate, ci saranno. Assolutamente, così come è stata quella con la dottoressa Cristiana Vermigli, specialista in endocrinologia e diabetologia, responsabile regionale del piede diabetico. Grazie dottoressa Vermigli, e se anche no, lei vuole grazie lasciare a voi. Un messaggio a chi ci ascolta. Guarda, la salute in radio proprio è bellissima come diciamo modalità anche di poter arrivare alle case delle persone, perché tramite la conoscenza noi forse riusciamo anche a migliorare la consapevolezza, e quindi tutta una serie di atteggiamenti di prevenzione e di cura per questa bruttissima complicanza che ancora è molto 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 numerosa. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie al Fausto Guglielmi, presidente dell'Associazione Piede Diabetico, grazie a Cristina Cappella, vicepresidente sempre della stessa associazione Piede Diabetico, e alla dottoressa Cristiana Vermigli, specialista in endocrinologia e diabetologia, responsabile regionale del piede diabetico. Grazie a tutti voi, e soprattutto grazie ai radioascoltatori di RTN Radio e agli amici di About Umbria
per la rubrica Salute in Radio, un caro saluto dal vostro Marco.